Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Durante la prima guerra mondiale, nei vari eserciti erano arruolati soldati appartenenti a minoranze etniche, linguistiche e culturali che furono oggetto di discriminazioni. Tematica al centro di un convegno internazionale all'Università di Bolzano. Durante la Prima Guerra Mondiale il fabbisogno di soldati fu enorme. Si pensi che in Italia dei 7 milioni di uomini in età militare, 5 milioni e 900 mila furono chiamati alle armi. Si ricorse anche a coloro i quali abitavano in zone di confine e appartenevano a minoranze etniche. Al suo interno l'esercito austro-ungarico, per esempio, contava ben 55 mila trentini, soldati delle minoranze. All'inizio gli stati erano sospettosi nell'arruolare queste minoranze che potevano essere di solito abitanti ai confini degli stati o anche nel centro delle patrie. E a questa riluttanza fu superata dalla necessità di avere uomini per combattere. La guerra faceva un numero enorme di morti, di feriti e le forze armate avevano bisogno di colmare i propri effettivi. In quanto rappresentanti di minoranze etniche, linguistiche o culturali, i soldati provenienti da zone di confine venivano spesso discriminati. Si era ancora molto lontani da qualsivoglia forma di tutela delle minoranze, se ne discusse solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli ufficiali e i vertici dei vari eserciti trattavano i soldati delle minoranze come elementi di valore e affidabilità inferiori. E tutto questo provocò delle vere trasformazioni identitarie. Oggi all'Università di Bolzano è stato dato spazio anche a testimonianze dell'epoca, in un territorio dove la testimonianza storica, soprattutto quella relativa alla Grande Guerra, riesce tuttora ad innescare polemiche. Si pensi ai monumenti eretti dal fascismo. La storia va ricordata in tutti i suoi aspetti, altrimenti diventa strumentalizzazione della storia. E la storia ricorda prima della guerra un territorio dominato dal centro dell'impero austro-ungarico e quindi non un territorio pacificato. D'altro canto va ricordata anche dopo la guerra, con i forti processi di nazionalizzazione forzata. Domenica da dimenticare per una 54enne bolzanina rimasta ferita dopo una caduta avvenuta lungo le passeggiate di Santo Svaldo a Bolzano. La donna è inciampata finendo rovinosamente a terra. Nella caduta ha riportato la frattura di un braccio, accusando anche vertigini e formicolio in tutto il corpo. Soccorsa dal personale del Bergrettungsdienst, è stata poi affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasferita al pronto soccorso del San Maurizio. Domani, martedì, dalle 6.45 e fino alle 9.15 circa, per inderogabili lavori in una cabina di trasformazione, sarà sospesa la fornitura di energia elettrica in vicolo Gumer e Piazza Municipio presso tutti gli uffici ed edifici del comune di Bolzano. A segnalarlo è l'azienda energetica. Nella fascia oraria in questione saranno dunque possibili alcuni disservizi anche telefonici. Si allungano i tempi per arrivare alla fusione tra azienda energetica e SEL. C'è ancora da risolvere il contenzioso tributario. Vediamo. Era prevista per il 30 novembre prossimo la fusione tra azienda energetica e SEL ed invece serviranno altre settimane prima della costituzione della nuova società. Prima di arrivare alla firma sarà necessario risolvere alcune questioni. La prima è quella riguardante il contenzioso di SEL con l'Agenzia delle Entrate sull'operazione SEI Hydropower del 2010, che aveva portato alla costituzione della società attraverso un accordo tra SEL ed Enel. Su una base imponibile di 490 milioni di euro, secondo quanto quantificato dall'Agenzia delle Entrate, andrebbero pagate imposte per circa 200 milioni di euro. SEL ha presentato ricorso e punta ad una transazione. Nell'accordo quadro è previsto che la sanzione sia a carico della provincia proprietaria di SEL con i comuni di Selfin. Altra questione da risolvere è quella riguardante la sentenza dell'antitrust sulla fusione del ricorso presentato da un concorrente che ha impugnato le delibere di riesame. L'antitrust ha dettato alcune condizioni sul settore del gas per evitare la costituzione di una posizione dominante. Una di queste riguarda la cessione di un ramo d'azienda attivo nella vendita di gas per una quota di mercato di almeno il 30%.
E passiamo ad occuparci di elezioni comunali. Domenica 15 novembre si vota in 12 comuni del Trentino e in due dell'Alto Adige per eleggere sindaci e consigli comunali. In provincia di Bolzano si voterà a Nazza Chaves, 2.363 elettori, e ad Ortisei con 3.746 elettori. In tutti i comuni si voterà nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 21, gli eventuali turni di ballottaggio sono previsti per domenica 29 novembre. Alla Fiera di Bolzano, ultimo giorno di Agrialp. Ieri la rassegna ha fatto registrare oltre 17.000 presenze. Intanto fervono i preparativi della tradizionale fiera d'autunno che scatterà il 19 novembre e sarà accompagnata da BioLife e Nutrisan. Dopo il successo della passata edizione, testimoniato dagli oltre 45.000 visitatori, torna la Fiera d'Autunno a Bolzano. Alla manifestazione, che si terrà dal 19 al 22 novembre, parteciperanno quasi 500 espositori dislocati su una superficie di 25.000 metri quadrati. Informazioni, intrattenimento e gusto saranno gli ingredienti principali di questa kermesse. Quest'anno, sotto i riflettori, il tracht, l'abito tradizionale sudtirolese, con tutta la sua storia e le sue particolarità. Ricco naturalmente il programma di eventi collaterali. Punto di forza è sicuramente la pluralità dell'offerta, la varietà dell'offerta. Ci sono presenti per esempio i giocatori dell'Hockey Club di Bolzano per gli appassionati dell'hockey. Organizziamo diverse sfilate di moda sul palco eventi. Saranno presenti per esempio l'associazione Le Bändige Tracht, che organizza una mostra dei costumi tradizionali altoatesini, quindi sarà un workshop che tratta il tema dell'olio d'oliva durante BioLife, quindi sì, abbiamo un ricco programma di eventi e ce n'è per tutti, direi. Ad accompagnare la fiera d'autunno saranno BioLife e Nutrisan, la prima una vera e propria vetrina dedicata ai prodotti biologici regionali d'eccellenza, la seconda incentrata sulla corretta alimentazione e sulle intolleranze alimentari. La gente pensa prima di comprare, si informa prima di comprare i prodotti e qui sicuramente l'Alto Adige o anche l'Italia in generale ha un punto di forza perché abbiamo dei prodotti buoni e con alta qualità. E oggi io vedo che la gente è sempre più informata, sempre più attenta, ha bisogno di una bella scelta e io vedo che questo senz'altro sarà chi entra in questo mondo avrà anche la chiave per il successo del futuro. La fiera d'autunno è rivolta alle persone di tutte le età, giusto spazio riservato anche ai più piccoli. I genitori infatti potranno avvalersi del cosiddetto servizio di baby parking. E passiamo alla musica. Sarà il musicista e produttore musicale altoatesino Giorgio Moroder, l'ospite speciale della puntata di X Factor in programma giovedì sera su Sky 1. Il 75enne scopritore di star come Donna Summer e Blondie, re della musica elettronica originario di Ortisei in Val Gardena, sta girando il mondo con il suo DJ set, dove ripropone vecchie e nuove hit. Moroder è considerato uno dei più importanti innovatori di sempre della musica da discoteca. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio con lo sport. Rimanete con noi. Fu mezzogiorno che nacque l'idea dei teneroni. Devo correre a preparare il pranzo. Ti do un'idea da maestri, beh. Buon prosciutto cotto a casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanta tenerezza? Beh, ma allora li chiamiamo teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Più che buoni! Teneroni! Teneroni di casa Modena, maestri nei salumi. Allora, eccoci nuovamente in studio. Siamo giunti allo spazio dedicato allo sport. Apriamo con il nuoto, grande spettacolo e serie di ottimi tempi allo Swim Meeting di Bolzano, andato in scena nel fine settimana alla piscina di Maso della Pieve.
L'attesa degli appassionati era tutta per lui, il bomber di Budrio, Marco Orsi, il 24enne vicecampione del mondo sui 50 metri stile libero in vasca corta, non ha certo deluso le aspettative, sfoderando ieri alla piscina Albert Pirscher di Maso della Pieve a Bolzano, ottime prestazioni in grado di amplificare ulteriormente, se ne fosse bisogno, la fama di una manifestazione ormai nota a livello mondiale. 21,57 sui 50 stile che vedete nelle immagini, 46,98 sulla doppia distanza e 53,11 nei 100 misti. La conferma che in vista delle Olimpiadi di Rio Orsi non sta lasciando nulla al caso. Sui 50 stile ha peraltro preceduto lo statunitense Callen Jones, uno dei punti di forza delle staffette veloci a stelle e strisce. Tra le donne la stella del meeting è stata l'americana Katie Mealy, capace a Bolzano di mettere in cassaforte tre vittorie sui 50 e 100 rana e nei 100 misti. Nei 100 e 50 stile libero femminili ottime prove della bahamense Arianna Van Der Poel Wallace e dell'olandese Kira Tuassan. Bene l'Italia nei 100 e 50 farfalle donne vinte da Silvia Di Pietro e lo stesso dicasi per le gare di rana maschile con i successi di Fabio Scozzoli. Qualche problema per le stelle locali uscite debilitate da un ritiro in Trentino a causa di un'intossicazione alimentare. Ottimo come al solito il riscontro del pubblico per la soddisfazione degli organizzatori. Noi siamo molto soddisfatti di questa 19ª edizione, 7 record battuti con tempi veramente allucinanti. Vediamo 100 rana, 50 rana delle donne a livello mondiale, noi non possiamo lamentarci, siamo più che soddisfatti di questa edizione. Un breve bilancio anche per quanto riguarda gli atleti altoatesini. Gli atleti locali hanno, penso, fatto quello che potevano fare, qualcuno non era al meglio delle loro condizioni, però penso un terzo posto della laurea letteraria, un settimo posto 50 stile, si può far vedere con questo campo, questa concorrenza che c'era. E passiamo al volley maschile, trasferta piemontese con vittoria per la VS Mosca Bruno, la formazione allenata da Burattini nella quarta giornata della Serie B1, ha vinto per 3-7-1 contro il Fossano. Si tratta della terza vittoria in quattro partite dei bianco-blu che sabato Bolzano dovranno affrontare Bergamo, rivale diretta. E dopo le splendide vittorie su Firenze e Conegliano, battuta d'arresto invece per il Neruda Volley contro il Savino del Bene Scandicci, nella quinta giornata della Serie 1 in trasferta in Toscana, le bolzanine di Bonafede hanno lottato, creato buon gioco, ma alla fine si sono dovute arrendere. 3-7-1 il risultato finale. Ora il calendario prevede un turno di riposo per le biancorosse, una sosta che farà bene alla squadra di coach Bonafede, reduce da una settimana molto intensa. E passiamo al calcio femminile Serie A, 9 gol subiti in due partite, durissimo avvio di stagione per le ragazze del CF Alto Adige. L'avvio di stagione nel campionato di Serie A non poteva essere più difficile e complicato per le ragazze del CF Alto Adige. Dopo le 6 reti subite contro il Verona, le biancorosse allenate da Mister Schuster hanno rimediato un'altra sconfitta contro la formazione Riviera di Romagna per 3-0. 9 gol subiti in due partite e nessuno realizzato. La sconfitta contro il Verona era quasi scontata, quella contro le romagnole invece è stata una sorpresa. Allo stadio dei Pini di Milano Marittima le biancorosse hanno cercato di dare il massimo senza però concretizzare le occasioni avute. A pesare l'assenza per squalifica del portiere titolare Chiara Falzolger, che rientrerà sabato 21 novembre in casa contro il Tavagnacco. Da segnalare per le biancorosse la punizione da circa 25 metri di Silvia Vivirito, finita di poco sopra la traversa, ed il destro di Alessandra Tonelli, parato dal portiere avversario Alice Pignagnoli. I 3 gol delle romagnole sono arrivati il primo dopo 7 minuti di gioco, realizzato da Mastro Vincenzo, il secondo al 61esimo con Colasuonno ed il terzo all'83esimo, sempre realizzato da Colasuonno. Per il team biancorosso l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione è di evitare la retrocessione, ma sicuramente, anche se il campionato è solo all'inizio, ci sarà la necessità di cambiare marcia e gioco nelle prossime partite per conquistare punti preziosi in ottica salvezza. E chiudiamo lo spazio dedicato allo sport con il calcio d'eccellenza, successo per la Virtus Bolzano contro il Comano, 4-1 il risultato finale che permette alla squadra di mister Luca Lomi di balzare solitaria in vetta alla classifica a 27 punti, seguita da Naturno a quota 25 che ha pareggiato 1-1 con il San Martino, vittoria invece del San Giorgio per 2-1 contro l'Appiano, sconfitta per il Bozner contro la Rotagliana per 2-1. Chiude la classifica di eccellenza
il mezzo corona con 7 punti. E con questo è tutto, ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Nel pomeriggio il tempo sarà ancora soleggiato, anche se in cielo transiteranno delle nubi alte da nord-ovest. Nelle valli a settentrione soffierà il fön. Clima mite per la stagione con valori massimi compresi tra 15 e 20 gradi. In presenza del fön temperature anche superiori. Domani tempo molto soleggiato con qualche nube innocua. Al primo mattino saranno possibili delle nebbie in Valpusteria. Nelle valli a nord, ad esempio in Alta Val Venosta e in Alta Val d'Isarco, soffierà ancora il fön. Il tempo sarà stabile con clima mite per tutta la settimana, prevarrà dunque il sole. Solo a tratti il cielo sarà attraversato da nubi alte e innocue. Temperature ancora elevate per il periodo. Ed è tutto anche per questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre il nostro indirizzo internet www.video33.it. Vi ricordo che è attivo anche il nostro profilo Facebook. Vi ricordo anche un altro appuntamento, quello con la diretta televisiva il 13 novembre con la Rosengarten Hockey Night, e vedremo la partita in diretta live tra Hockey Club Bolzano e Villach. E con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione di Video 33. A me non resta altro che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. L'informazione tornerà puntuale questa sera alle 19. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.